fa: guarda, te poi posso pure a 7 gradis. No, no, questa devo ammettere bella. Poi sta cosa del gratis, no, mi è piaciuta. Oh, ammazza, perché ti fa così? Fatte due risate, mica c'ha la sabbia nel costume. Davvero, Domè, ma che ti è successo? No, ma no, questo qua lo ti lascia perdere, sta ancora sotto la Giulia. La ricordi Giulia? Giulia... No, assolutamente. Ah, niente, la storia è questa. L'altro giorno, mentre andavo al lavoro, alla stazione, chi ti incontra sta Giulia? I due avevano avuto una mezza storia seria, no? Erano stati insieme per un po'. E un giorno quella gli ha imbragato e gli fa: guarda, mi sono baciato con un altro. Lo immaginate, ragazzo, c'è rimasto parecchio sotto, no? E quando si sono incontrati ha detto: magari la situazione migliora, la situazione andrà meglio. E invece niente, guarda, sta ancora peggio di prima. No, ma ti capisco, quando ci stanno queste situazioni è sempre un problema, sempre una pezza. Aspetta, cioè, mi stai a dire che pure a te è successa una cosa del genere? No, vabbè, ma mica come questo qua, una cosa un po' diversa, un po' particolare. Pronto? Sì, sono Lucio, sì. Ah, ciao Sara, sì, mi ricordo, dimmi. Ce l'ho un minuto, dimmi. Ah, dici che ti manco. Beh, a mancarti il vecchio me, è quello che ti adorava e che tu non hai mai contraccambiato. Come faccio a sapere che non mi hai mai amato? E che non sono più malato? Ah, raga, però non mi lasciate soffrire in pace. Io vorrei soffrire tranquillo. Lo so che potrei soffrire meglio. Però se fate così non ci riesco. Non si tratta così la gente, raga. Fatemi soffrire come si deve. Mi è sempre questa svolta. Ma dico, vi sarete resi conto che non siete proprio due soggetti facili? Ma lo lasci lavorare, ma non lo vedi che ci si sta impegnando? Ho capito, vero? Oh, io non ci volevo arrivare a sto punto, però voi mi costringete, eh? Sono 10 anni che io faccio sto lavoro. Lavoro che poi per me è una passione. Adesso voi mi costringete a chiamare una persona che non è facile da trattare. Io non ci sono mai arrivato a sto punto, lo faccio per voi. Ma me ci voglio spingere fino a sto livello, perché quando Lucio Marzoni capisce che avevi sbagliato, c'ha l'umiltà di chiedere scusa. Signor Baricco, che i punti vanno messi con criterio. Mazza, è proprio forte questo. Ciao Miriam, guarda, scusa se ti rispondo adesso con un vocale, ma è stata una giornata terribile al lavoro. Non credo di farcela stasera. Comunque, ieri ho incontrato Domenico, è stato parecchio strano.
La ringrazio. Oh, raga, mi raccomando, non fate i soliti. Qua per la luce. Oh, ma questa è vent'anni, che cazzo di male? Ma sì, può essere, l'avrò beccata in facoltà un paio di volte. Oh, Luce, ancora ecco sta. Mi sono rizzata la ruota. No, oggi c'è un problema ancora più grosso. Buongiorno, signora. Salve, maga. Chi so, si do? No, ma sei soliti due disperati che cercano una soluzione ai loro problemi. Lucio, lo sai che se parli così non funziona, no? Praticamente, si due non c'hanno manco gli occhi per piagne. Se si metto a fare i cappelli, nasciu tutti senza capoccia. Eh sì, l'avrò capito che so dare coglioniti. Alla prossima frase o salinano i pianeti o sacchettano un pochettino con Belzebù. Allora, bamboli, questo è il sacro globo datomi da un monaco cieco bisessuale a Frascati dopo una memorabile partita fra indiani, sardi e boliviani. Ora, poggiate la mano qua. Scorrono le immagini davanti ai miei occhi. Vedo una città, il suo profilo d'eterna e dolcissima madre era accolto dagli sguardi ansimanti di bocche orientali. Sento le labbra appoggiarsi ed incontrarsi d'una languida lettera ed un fiume che crolla. Le sue acque sono la lettura, i suoi occhi sono la realtà. I suoi capelli sono fili intessuti con maestria. Il suo nome non esiste, tuttavia, è solo lo scordarsi di tutto ciò che è. E sento la dolcezza per i fiori andati, e un ragazzo smarrito in bar desolati, e i sassi del viaggio spaccano la schiena, e un tenero porto accende il suo faro, mentre una fanciulla scioglie le labbra, e un'attesa insensata segna le lacrime sul volto, e arrugginisce le monete sugli occhi. E poi l'abbraccio del miele è amorevole lapide, ma una calda dolcezza non si può rifiutare. Ragazzi, scusate, io devo andare. Beh, io direi se è il caso di andarla a riprendere. Vabbè, grazie, ma ciao. A piccole, quando hai finito tutti i pezzi, torna da me.